Eccellenza, mi scrive il nunzio, mi reco a premura di comunicarle che il Santo Padre ha nominato come suo successore per la Chiesa che è in Fano, Fossombrone e Cagli Pergola il Reverendo Andrea Andreozzi. Il vescovo Armando Trasarti ha annunciato il nome del nuovo vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone e Cagli Pergola. La lettera del nunzio apostolico è datata 29 aprile 2023, ma la notizia del provvedimento pontificio poteva essere resa pubblica solo alle 12 di oggi. Fino a quel momento era sotto segreto pontificio. È stato dato in cattedrale alla presenza di tutti i presbiteri, dei diaconi, dei religiosi, degli operatori e dei direttori degli uffici di curia e di tanti fedeli che hanno voluto essere presenti in segno di vicinanza e stima nei confronti di Trasarti, nominato vescovo di Fano il 21 luglio 2007 e quest'anno, al raggiungimento del 75° anno di età, aveva presentato a Papa Francesco la lettera di dimissioni. Aggiunge il nunzio per me, e ringrazio, ma desidero in questa occasione rivolgerle più profondi e cordiali sentimenti di gratitudine per quanto da lei svolto in questi anni in qualità di guida per la comunità che è in Fano, Fossombrone e Cagli Pergola, per il costante impegno e la dedizione profusi a immagine di Cristo Buon Pastore, con una attenzione particolare alle persone più fragili e bisognose e alle tante sfide che l'amore per il popolo di Dio comporta. Io sono grato di questo, non lo merito tutto questo. Trasarti lascia l'incarico ad un ecclesiastico proveniente dalla sua stessa terra. Infatti Don Andrea Andreozzi è nato a Macerata il 25 agosto 1968 ed è stato ordinato presbitero il 26 ottobre del 96. Attualmente è rettore del seminario di Assisi, diversi gli incarichi pastorali da lui svolti. È stato per 10 anni vicario parrocchiale di San Michele Arcangelo a Monteurano, ma anche docente all'Istituto Teologico Marchigiano e all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fermo. Dal 2007 parroco di San Pio X a Porto Sant'Elpidio, membro della redazione e vice direttore del quindicinale diocesano La Voce delle Marche, dal 2014 direttore spirituale del seminario di Fermo e dal 2020 rettore del seminario Umbro. Oggi è stato dato l'annuncio ufficiale, come si sente e quali sono le sue emozioni? Beh, come mi sento? Cambia la vita. Oggi ufficialmente sono ancora vescovo per un paio di mesi, amministratore, dopo 16 anni cambia la vita, totalmente. Quindi ritorno su un posto dove sono stato, ma ormai sono dimenticato, no, e qui devo lasciare, anzi posso e devo lasciare perché è giusto il campo libero. Che cosa lascia e che cosa l'aspetta? Ma quello che mi aspetta non lo so, una vita d'anziano, quello che mi chiede il vescovo, i preti lì dove affermo, dove mi appoggio. Quello che lascio, beh, i sentimenti sono tanti, ma tanti, tanti, tanti. Un territorio bello, affettuoso, ma anche popoloso, e nello stesso tempo un territorio variegato e dolcissimo come le colline nostre, non spigolose, verdi, accattivanti. E poi lascio un buon clero, sinceramente. Lascio anche una bella città, ha proseguito Trasarti, e un mondo laico, civile, non anticlericale, ma molto affettuoso. Mi sono sentito molto, molto amato da molti, da tutti. E poi lascio anche quel bene che ho voluto alla società civile, soprattutto nelle parti togate, gli uomini in divisa, uomini pubblici, perché ho sempre capito nella vita che la fede è radicata nel territorio. Pur nella distinzione di ruoli, di compiti, però ho incoraggiato sempre le persone, la società civile, dalla prefettura, da tutte le forme, anche i sindaci. Ho sempre cercato di accompagnarli, anche a volte con criticità, ma sempre con la carezza del bene per il popolo. Questo sì. Al termine poi di questo periodo di passaggio lei tornerà a Fermo, giusto? Sì, perché le normative degli orientamenti dei vescovi emeriti dice se è possibile il vescovo emerito torni nella sua origine, qualora non sia possibile che sia il più lontano possibile, perché la gente deve affezionarsi all'uomo nuovo, al pastore nuovo, che non vuol dire dimenticare l'altro. Però questo anche perché io ho vissuto molto in maniera viscerale e la gente con me, è bene lasciare il campo, anche se questo nuovo vescovo lo conosco abbastanza, anche se viene adesso da, sì, è di Fermo, però è stato 3 anni ad Assisi, quindi forse il suo percorso finale è stato anche quello del seminario
diocesano dell'Umbria. Però è bene lasciare il posto, che non significa poi lasciare il cuore.